Ho scelto come facoltà di interesse chimica e tecnologie farmaceutiche. E sono interessato a fisica. Medicina veterinaria. Sono interessato a veterinaria, adesso entro, vado a vederla. Sono stati centinaia gli studenti arrivati a Camerino per partecipare a Porte Aperte in Unicam, il consueto appuntamento dedicato all'orientamento. Già prima delle 9, al centro di ricerca CIP in via Madonna delle Carceri, sono iniziati ad arrivare i primi ragazzi. Dopo le registrazioni e il saluto del rettore, i partecipanti, divisi in gruppi a seconda dell'interesse espresso per il corso di studi, hanno iniziato il loro percorso alla scoperta delle 5 scuole di Ateneo: architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienza del farmaco e dei prodotti della salute, scienze e tecnologie. 5 scuole, dipartimenti che offrono veramente una molteplicità di corsi che guardano al futuro e lo fanno mettendo le studentesse e gli studenti al centro dell'apprendimento. È qualcosa che oramai ripetiamo da anni. Le nostre studentesse e studenti non sono dei numeri. Sono delle persone che vogliamo formare, che vogliamo rendere migliori per quelli che saranno, diciamo, gli impieghi, i lavori del domani. Noi non sappiamo quale sarà il lavoro domani, che tipo di lavoro ci sarà, quale settore avrà una prevalenza. Sappiamo però che se prepareremo delle persone di grande valore, queste persone non avranno difficoltà. Una giornata dunque per conoscere da vicino non solo i corsi e i laboratori, ma anche le attività di Unicam, che attraverso gli Open Day si propone di illustrare in modo dettagliato e completo la sua offerta formativa per dare modo ai ragazzi di scegliere il loro futuro. I presupposti ci sono per avere una giornata completamente piena di giovani che intendono vedere come funziona l'Università Camerino. Sono interessati un po', penso, a tutti i nostri corsi. Qui stiamo all'interno del polo dove si sviluppano le attività di ricerca per la chimica, ma penso che la vocazione dell'Università di Camerino, che copre a 360 gradi quasi tutti i campi della formazione, penso che sia comunque di interesse per loro. Un trend in crescita, quello delle immatricolazioni ad Unicam, che ha registrato un più 13% rispetto allo scorso anno e che anche per il prossimo anno accademico vede delle novità. Per il prossimo anno accademico abbiamo una grandissima novità, in fase di attivazione c'è un corso di laurea che si chiamerà Scienza dei Materiali, che è un corso interclasse, quindi interdisciplinare, che mette insieme competenze della chimica e della fisica, quindi un qualcosa di estremamente interessante per i giovani, per una proiezione al futuro, un lavoro innovativo.